Sagan. Ciao a tutti ragazzi, bentornati con l'appuntamento settimanale dei premi del Food Champions. Vi ricordo, come ogni settimana, io streamerò al sabato dalle 13.30 alle 16.30 circa, più o meno quella fascia oraria lì, il Food Champions su Twitch. Il link è in descrizione sotto il video. Vi ricordo anche che potete lasciare il vostro nome dell'account PSN sotto nei commenti, così possiamo aprire in share play i premi del Food Champions. Oggi non ci sarà Stefano perché non è riuscito a fare i premi, cioè non è riuscito a fare il Food Champions e ci sono solo io. Oggi vi farò vedere innanzitutto la squadra della settimana. Ecco qui la squadra della settimana, ragazzi. Come premi possiamo ambire a un... Vabbè, il tridente d'attacco ci sta tutto, nel senso che qualsiasi giocatore, a parte Griezmann, lo farei giocare fin dall'inizio, mentre gli altri li metterei come sostituti. Un Bene Gedder, un Di Maria, anche se due stelle piede deboli ci stanno. Nainggolan, AD, però cioè, possiamo spostarlo a centrocampo, chiaramente mettendolo come sostituto sarebbe un muro. Poi chi possiamo trovare interessante? C'è Tyson con 93 di velocità, mi pare. Poi chi possiamo trovare? Parejo, buono, però non corre, cioè nel senso che... Il passaggio da 90 al tiro 82, cioè ci sta un sacco come giocatore, però essendo fermo ci sta, ma non ci sta, nel senso che questo gioco conta un sacco la velocità, quindi non saprei neanche come usarlo. Poi chi c'è? Vabbè, Hummels, ma non saprei cosa farmene, sarebbe buono per l'SBC. Marcos Alonso, buon terzino, ma anche lui non saprei cosa farmene. Lui non mi ricordo mai come si chiama, Mina, come Santimina, ma un altro. Comunque, non saprei cosa farmi nemmeno lui, e Ruffier tantomeno. Poi vabbè, la panchina lasciamo perdere, sono sempre i soliti. Premi Food Champions. Questa settimana finalmente, oro 3. Poi siccome me ne mancavano 3 esatte per oro 2, mi sono messo a chiacchierare in una di quelle partite lì. L'ho persa brutalmente, ma 4-3, qualcosa di simile. Cribbio Santo, quello lì aveva Ronaldo, ha fatto 4 tiri, vi giuro, 4 tiri e basta, segnato, e lo bombardavo ma non entrava niente. Vabbè, come possiamo vedere, le due scelte, sperando di trovare qualcosa di decente, a caso, partiamo con questo. Minchia, bella scelta, Trost e Kong, Cornelius Morris, che grande scelta. Non so nemmeno io. Vabbè, puntiamo all'overall, che magari per le sfide mi può servire. Bene, dopo una merda, mettici qualcosa di decente, almeno. Speriamo. Ruffie, esatto, buono per l'SBC. Anche lui. Due belle SBC. Una, l'altra un po' meno. Vabbè. Passiamo ai pacchetti. Pacchetto giocatori rari, pacchetto mega. Io direi di partire dal pacchetto mega, perché mega cacca si apre subito. Vediamo un po'. Non è niente. Tanto per cambiare, immaginavo. Muslera, mi pare che ce l'ho anche già. Caspita, Muslera. C'è un altro 81 dentro. No. Palomino, grande Palomino, mi servivano. Io colleziono quelli dell'Atalanta, quindi più ne trovo meglio è. Maglia del Barcellona, non è che tanto sicuro nessuno. Benissimo. Pacchetto mega primo andato, passiamo al secondo pacchetto mega. Speriamo in qualcosa di un po' più decente. Anche un 81, ma che sia come tipo Sissoko, che lo puoi vendere. Walkout, attenzione. Uruguay, ATT. Paris, Cavani. Sto dicendo Icardi. Ma Cavani non vale un cazzo, cioè questo è il problema. Ci sta Walkout, però buono per SBC perché non se lo incula nessuno, Cribbio.
Sarà 20K Cavani. Cristo. Uruguay, quando ho visto come pensavo a Suarez, mi vedevo già almeno 60K. Cavani, insomma. Quindi il workout ce lo siamo bruciati in questo pacchetto, bruciati con Cavani. Figuratevi qua se trovassi, se dovessi trovare qualcosa, non ci crederei neanche. Ancora workout back to back. Germania, CC, Real Madrid, Toni Kroos, un altro che non vale un cazzo. Figa, sto collezionando tutti i workout che costano 20K in giù. Non ci credo, ma dai, doppio workout, 40K con due workout avrò fatto. Dio mio. Però Toni Kroos mi può servire, nel senso, un giocatore Champions. Parrà qualcosa, Bowman, Didi, Nkulu. Nkulu è quello che l'ho preso io. Seferovic, a quanto lo vendo a proposito? È un cazzo, 6,50. Valeva molto di più quando sfido. Ho trovato un 76 difensore, l'ho venduto a 8.600. È stato ricco solo lì. Bene ragazzi, penso che questo mega pack opening sia finito. Vi ringrazio per aver guardato il video. Speriamo in qualcosa di decente il weekend prossimo, perché bisogna sempre sperare in qualcosa di meglio. Visto che ho trovato 6 buoni giocatori per le SBC, perché è inutile venderli, che sono più la perdita, diciamo, che vado, anche se li ho trovati, però ci perdo e basta venderli. Cioè li tengo per le SBC per alzarmi l'overall della squadra, così almeno magari si riesce qualcosa di interessante. Ragazzi, vi saluto, vi ricordo il link di Twitch in descrizione, vi ricordo di lasciare il vostro nome scritto nel PSN sotto nei commenti, così possiamo aprire insieme i vostri pacchi. Ci vediamo al premio settimanale di settimana prossima del Food Champions. Bella ragazzi!